Benvenuti sul canale gaming di claudiomasci.com. Proseguiamo con il gameplay di A Plague Tale. Siamo arrivati al capitolo 7 8 Il cammino davanti a noi. L'Inquisizione ha pagato un riscatto alla guarnigione inglese perché catturasse Hugo. Per fortuna Misa e il bambino riescono a fuggire dal campo con l'aiuto inaspettato dei due banditi incontrati prima, Meli e suo fratello Arthur, che resta indietro per creare un diversivo. Cioè, dicendo questo, cosa significa? Che Arthur è rimasto troppo indietro, l'avranno catturato? Lucas intanto che fine ha fatto? Vediamo se compare Lucas in questo capitolo. Dai. Ah no, è 7. Perché avevo letto 8? Vabbè. Non so perché inizialmente avevo letto capitolo 8, però no. Do you know where we're going? Sai dove stiamo andando? Right now, per il momento ci nascondiamo. Arthur e io conosciamo un po'. Ah no, non è rimasto indietro Arthur. E Lucas sta aspettando nel tuo chateau, ogni cosa a suo tempo. Vedremo di nuovo Lucas? Lo spero. In quale chateau? Mi piace, Lucas è gentile. Risparmia il fiato, Hugo. Siamo sulla strada giusta, muoviamoci, non siamo ancora al sicuro. Dai, andiamo. Ma sta aspettando nel tuo chateau? Che significa che sta aspettando lì nel luogo dove dobbiamo arrivare? Cosa ha di speciale il bambino? È complicato. E invece tuo fratello se la caverà? Ci raggiungerà. Ci ha davvero salvato la vita, è stato incredibile. Ehi, non innamorarti, ti spezzerà il cuoricino. No, ma manco l'ha mai visto, di che si innamora? È un mulino. Sì, lo sfrutteremo per passare. È distrutto. Attraversa il fiume. Quale fiume? Questo qua. Ok. Dai. Il primo che arriva al mulino vince, ma... Cioè, questo passa dal stare per morire, che non si regge neanche in piedi, al prendere e correre così. Aperto. Ok, andiamo. Oh, una grande ruota. Sì, ma non correre, che io mi devo fregare la roba. Vedi, tessuto, roccia. Andiamo. Intanto che cosa c'ho? C'ho la roccia. Posso, sì, posso creare un somnum. Teniamolo. E ok, ritorniamo alla roccia. Tu aspetta là che devo vedere se c'è qualcosa da prendere. Niente. La corrente è troppo forte. Come faremo ad attraversare? Fermandola. E come la fermeremo? Amicia? Troveremo un modo. Allora. Ok, intanto lì c'è una leva. Qui c'è sta cosa da girare. Iniziamo da questa. Vediamo. Tocca a me, Meli. Ok, vediamo che cosa fa quella leva. Rallenta, la corrente sta diminuendo ma non abbastanza. Ok, intanto ci siamo buttati. Vai. Funziona. Ok, intanto proviamo a dire... Hugo, puoi pensarci tu? Sì, benissimo. E adesso lei... Va bene. Lei ce la fa? Ok, vai lì. Ora loro scappano e mi lasciano qua. Il ponte levatoio è abbassato, principessa. State attenta a non cadere. No, perché dovrei cadere? Perfetto. Ecco fatto, vedi, è facile. Abbiamo attraversato il fiume, abbiamo sconfitto il mulino, raggiungi il nascondiglio di Meli. Allora, giù non c'è niente. Quindi, di qua, vedo già delle cose brillare, levati. Devo prendere questa roba. Lì ci andiamo dopo. Abbiamo gli attrezzi. C'è altra roba che brilla?
Levati, levati. Ok. Vediamo, possiamo migliorare le corde, riduce il tempo impiegato da Misa per uscire e caricare la fionda. Per uscire la fionda. Per tirare fuori sarebbe, vabbè, per uscire e caricare la fionda. Grazie a uno speciale trattamento applicato alla corda, Misia migliora l'impugnatura della fionda rendendola così più veloce ed efficiente. Ok. Attrezzatura. Correre e schivare causerà meno rumore, rimuovendo il legno dalle suole e avvolgendo i polpacci con stoffa spessa, la Misia riduce notevolmente il rumore dei propri movimenti. Considerando che vengo beccato di continuo, andiamo a ridurre il nostro rumore. Non male, davvero Not niente bad at all. male. Vabbè, se lo dici tu. Perfetto, ora dovremmo essere più silenziosi. Andiamo. Bene, passeremo di qua. Andiamo. Ora crolla tutto. Ah no, l'ha proprio rotto. You N tried non to c'ha neanche impress me prova. or what? A chi continua di Whoa! passa, passa, erano già You're right, passati though. tutti. It's good to Bene, hear. andiamo. È bello And it qui, è smells like profuma di duck. terra. Bel profumo. Yankee duck! Is that where L'acquedotto! È Lucas is? là che si I hope trova so. Lucas. I doubt this castle is Non going to penso look che like troveremo much. granché in questo Guard, castello. this Certo, used to be alcune a village, traduzioni sono but it allucinanti, was ma è reduced to stato rubble ridotto in in just macerie in one una sola night, years notte. ago. Anni fa Some si dice say che that questa crows zona sia surround these parts. maledetta. Ovviamente, dove Lucia? possiamo passare noi nella She's zona joking, maledetta? Hugo. Of Hugo sta course I am. scherzando. Even Ovviamente, though da I say quando the dico la thing's verità true, eh? io, eh? Mai. Fammi vedere che qua c'è qualcosa da prendere. Eccola, torna indietro. Ma non mi serve? No, non mi serve. Che ci sta? Niente. Ah, sì. Perfetto, andiamo. Possiamo correre? Eccoci. Lì c'è qualcosa? No. Sì, lo so che ci stai aspettando lì. Amicia, Amici, ecco. Hugo, Hugo, what are you cosa fai? doing? Vieni qui. Hugo, Come here. Oh. Hugo? Hugo, Hugo, look at me. guardami. È la testa di Is it nuovo? starting again? Your head. Prima It's corri. like È come se qualcosa stesse there's bone crescendo. inside. My Dentro le mie legs. gambe My legs are tremano. shaking. No, dentro le Don't mie say it's gambe been tremano. bitten. Non It's dirmi not che è the stato bite, morso, non è it's il morso, è something qualcosa in nel his suo sangue. blood. Sta diventando un Since he was topolo, l'ho bitten, già detto nei video I'll precedenti. have to carry Da him. quando era piccolo Climb dovrò on my portarlo in back, braccio. Hugo. Sali sulla mia Come schiena se on. riesci, su. Già lo so, tanto alla fine si trasforma in topo. Sorry. Scusa. Don't worry. Non If ti it's in his preoccupare, blood. se è nel suo sangue ce l'hai What anche about tu? you? I'm No. fine. No, sto bene. Lucas Lucas is trying to sta slow the effects cercando di down. rallentarne gli effetti ed è That's anche also il why motivo we're per going cui to the stiamo andando chateau. allo chateau. Ma non è che stiamo perdendo Amicia. qualcosa? Amicia, ho paura. I'm scared. Of what, Hugo? Di cosa, What's in Hugo? my head? Di ciò che ho nella Don't testa. worry. Non We're all preoccuparti, scared of siamo what's in tutti our spaventati di heads. ciò che Here abbiamo we in are. testa. You'll be able to Eccoci, rest. potrai riposarti. Non At correre, che io non last. posso correre. Help me lift this. Aiutami a sollevarlo, ho già un I'm peso coming. addosso. Arrivo, Hugo, Hugo, can you puoi calm scendere per down, please? favore? Resta un attimo qua, Hugo. Io devo vedere se mi posso rubare qualcosa. Non mi posso rubare niente. E allora solleviamo. Bleh, e Is this your questa è casa house? tua? It's a hideout, lad. È un nascondiglio, It's ragazzino, è meant for fatto per hiding out, not nascondersi. banquets with lords and Non per ladies. tenere banchetti con Don't dame e touch that. signori. Non It's my toccare, è di brother's. mio fratello, vale un That's sacco. what the Che la lock that chiave? is. How long have you been Da living quanto like tempo this? vivete in questo Like modo? ruffians and Vuoi dire beggars, come you mean? furfanti e accattoni? Family Tradizione tradition. di famiglia. Our dad was a piece Nostro of padre rubbish. era un pezzo di Tried to merda. Ha beat provato a us one picchiacci time una too volta di many, so we troppo, perciò skedaddled. ce ne But siamo andati, ma voi siete you're quasi almost royalty. dei reali. Royalty? Dei reali, Amicia. eh? What does Amicia, ha cosa mean? vuol dire, eh? Ho I'm cold. freddo. Can't you see? Non vedi? Look at Guarda, ci us. abbiamo perso We've ogni lost cosa. everything. Ma prima no. What do you mean? Who's going Cosa to pay us significa? then? Chi ci pagherà What are you allora? talking Di cosa about? stai parlando? Your mate Il tuo Lucas. amico Lucas ha He detto che said siete you're ricchi. rich. Ecco, fantastico. Just forget it, all right? Lascia stare, Take d'accordo? others Usate your il mattress and pagliericcio when di he Arthur e finally quando gets finalmente here arriverà we'll qui have a proper discuteremo come si discussion. deve. Ah, quindi ci hanno salvato solo perché Lucas gli ha detto che erano ricchi? Fantastico. Mo li abbandona. Dai. Dormi, bambino topo. Ecco, chi sta arrivando? So, see Allora ho anything? trovato qualcosa. Ok, le guardie. No, nothing Qui there. niente. Ehi, gente.
Quello ha levato quel coso di legno che sarà leggero, sì, però enorme, così come se fosse di piuma. Ok, andiamo. Dove stiamo passando? Raggiungi il nascondiglio di Neil, abbiamo già raggiunto. Sì, ma dove? Devi fidarti di me. E tuo fratello? Avrebbe dovuto essere già qui ora, mi dispiace. Io non lo darei per spiacciato. Infatti, cioè, dobbiamo preoccuparci più per noi stessi. Merda, state giù, che cos'è? Non sembrano fresche, forse è un animale. Il capo è già abbastanza... Brucia la faccia e sciogli l'acciaio. No, non glielo posso. Nessuno può tenersi in testa un elmo del genere. Che cos'è sta cosa? Il Devorantis. Ora puoi creare il Devorantis. Tieni premuto RB per aprire il menu di selezione. Che cos'è il Devorantis? Costringe i nemici colpiti alla testa a levarsi l'elmo. Perché? Vai, mira l'elmo. Ok. Il Devorantis corrode il metallo e costringe i nemici colpiti alla testa a levarsi l'elmo. Va bene. Tiè, becca del Devorantis. Colpiscilo in testa con una pietra, dai. Ok. Perfetto, ucciso. Ah, ben gli sta. Ok, che rumore che fa. Potresti essere un po' più positivo? Ma il Devorantis ce ne abbiamo ancora un altro. Creiamone un altro. Mi piace questo Devorantis. Andiamo. C'è qualcosa qui? Cuoio. E andiamo nelle piante. Dovrebbero essere qui intorno da qualche parte. Sì, ma io quella non la vedo più. Guarda, ce n'è uno con l'elmo. Sai cosa fare? In una delle casse. Vabbè, ma c'è un gran casino. Qual è quello con l'elmo? Io non vedo niente. Allora, quello di spalle o quello lì? Non riesco a vedere quale c'ha l'elmo. Probabilmente è quello che sta cercando. No, quello me lo dà bianco, quindi probabilmente è questo che ha l'elmo, sì. Vai. Ok, vediamo quale sta... Steso quello, aspettiamo, stendiamo pure l'altro. Efficace, mi piace. Niente, ormai li uccidiamo tutti. Se ce ne sono due ce ne saranno altri, dobbiamo andarcene da qui, sì, ma... Dobbiamo tornare all'acquedotto. Dov'è lo Chateau d'Ombrage? Seguimi, ma io non ti vedo. Cioè, io ti seguirei pure, ma... Non so dove. Non so dove è andata. Allora, intanto ho visto una... Ah, eccola. Ho visto una pozione qui. E prendiamocela subito. Alcol. Ok, arrivo, arrivo. Lì, aspetta, che c'è altra roba. Mica me ne posso andare senza prendere tutto quello che trovo. No, quello non serve. Qui non c'è altro. Che cos'era questo? Zolfo, roccia. Andiamo. Ecco, altre guardie. Ma questo a che serviva? Questo evita gli attacchi. Ma qui ci sono piste ovunque. Il territorio dei cinghiali, questo. Ok, aspetta che sto arrivando anche io. Vedi quella saracinesca illuminata? È la nostra via di uscita. Quale? Ah, laggiù. Allora, Misia, tu hai la fionda, quindi vai per prima. Yugo, tieni gli occhi aperti e non fare rumore. Mi stanno ancora cercando. Aspetta, che stanno arrivando tutti qua. Allora, intanto, Devorantis ce ne ho due. Spero di non aver sbagliato ad aspettare. Ok, quello se ne sta andando. Io tolgo il casco a questo, l'elmo, e lo facciamo fuori. Poi sbrigati, sbrigati prima che arriva. Perfetto. Questo non vedo se ha l'elmo. Sembrerebbe di sì. Allora, intanto punto lì. Ma ce ne sono altri, sì.
Qua ce ne sono tantissimi. Ok, andiamo qui. Quello però non ha l'elmo. E lo facciamo fuori subito. Lì mi pare che non ci sia niente. Abbiamo un altro Devorantis che lo uso appena si gira. Mi sto divertendo a spaccare gli elmi a tutti. Ora sì che siamo armati bene. Dai, girati. Perfetto. Dovrebbe essere rimasto solo quello. Ah no, ce n'è uno lì. Non riesco a vedere se c'è qualcuno. Sì, sembra che quello sia qualcuno. Però all'elmo. Ok. Andiamo a raccogliere. Vediamo se c'è qualcosa. Levati. Qui non vedo niente che brilla. Qui. Qui sì. Prendiamo tutto. Perfetto. Questo non ha l'elmo e lo uccidiamo subito. Ok. Ce n'è uno lì giù. Intanto vediamo come stiamo messi ad armi. Ok, possiamo... Non posso fare altri Devorantis. Posso fare un Ignifer, ma non lo facciamo. Ok, andiamo a vedere qui. Tanto prendiamo un'altra roccia. Ok, lì ce n'è uno. Questo credo che ne sia un altro. Allora, qui ce ne sono due. Ma se passo dall'altro lato posso aggirarli, quindi magari non ci perdo neanche tempo. Passiamo larghi. Magari riusciamo ad evitare di consumare tutte le armi. Anche se, come detto, ci sto prendendo gusto a ucciderli tutti, ma... Qui non vedo... Qui ce ne sono due. Vediamo se... Ok, quello ha l'elmo. Questo pure. Fantastico, hanno tutti e due l'elmo. Possiamo aggirarli? Sembra di sì. Tanto con la fortuna che ho si gireranno proprio nel momento, anche se lì c'è della roba da prendere. Il problema è che poi ce n'è pure un altro lì, quindi sono tre in realtà. Ma magari riusciamo ad evitarli. Dai, aggiriamoli. Non vedo più l'uscita. Ok, sta arrivando quello che non è una cosa molto intelligente. Aspettiamo che passa. Poi cerchiamo di passare. Non credo che riuscirò a passarli. Secondo me devo farli fuori, però... voglio rischiare. Mi sta vedendo. Corriamo. Nearly there. The portcullis is down. There's always a side entrance. Ok, c'è. Chi è? Come ha fatto ad arrivare qua questa? Come ha fatto a essere già qui? Siete così cortese, vostra altezza. Ok. Su, muovetevi. Cosa mi farete? Ah, ok, c'è Lucas. Hanno catturato Lucas. C'è qualcosa qui? Sì. Tessuto, andiamo. È Lucas. Dove lo stanno portando? Allora, vediamo. Sì, che mi rimane il Devorantis. E facciamolo. No, l'ho lisciato. Vabbè, lo prendiamo ora. Lucas, so glad to see you.
Ma non correte da Lucas che devo raccogliere la roba. So che sembro meno contento di voi di vederlo, ma... Fermo che qui c'era altra roba. Boom, e siamo andati a casa di Melissa. Dice un sacco di parolacce. Ti ho sentito. E tu, Lucas, come stai? Che poi tra l'altro è meglio, credo. O magari possiamo sederci a tavola con vino e rosto e aspettare che vengano a ucciderci. Che ne pensate? Hai ragione, andiamo. Lo château non dovrebbe essere lontano ormai, andiamo. Venite all'acquedotto, non è lontano. Sembra che non ve la siate passata così bene. Non mi dire, ti sei dimenticato di dirci dell'Inquisizione. Non avreste accettato l'affare. Quello in cui i tuoi amici sono ricchi? Ce la caveremo. Dillo a mio fratello. Che ci sono altri? Cos'è tutto questo? Un incidente? Un carro dell'Inquisizione? I ratti, deve esserci qualcosa che possiamo recuperare lì dentro. Non vedo come possiamo passare. Oh, Amicia, ho una cosa per te. Che altro c'è? È un derivato dell'ignifer, luminosa. Bene, che altro? Lo lanci su un mucchio di ratti e... Beh, vedrai cosa succede. Ecco, tieni. Non me lo potevi da prima, il luminosa. Ora puoi creare il luminosa. Tieni il punto RB per aprire il menu selezione. Ah, eccolo, non lo vedevo. Ma ricreiamoci anche un Devorantis. Sì, aspetta, mo glielo tiro il luminosa, voglio vedere se c'era qualcos'altro da prendere. No, eh. Ok, luminosa. Il luminosa crea una potente fonte di luce eliminando i ratti più vicini, tenendo gli altri a distanza per un breve periodo di tempo. E come lo lancio? Così. Ok, vai. Boom, luminosa, mi pizzicano gli occhi. Se hai ancora un po' di luminosa nel tuo inventario, puoi usarlo come risorsa ultima per sfuggire alla morte quando i ratti ti assalgono. Ok, qui dentro c'è qualcosa? Il carro è pieno di materiale di alchimia, infatti ruba tutto. Non sarebbero a conoscenza della macula se non avessero letto gli scritti di alchimia. Non so quale sia il loro piano, ma qualunque cosa sia, questo carro ci tornerà utile. Vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa. No, niente. Ok, andiamocene. Dove state? Ah, Lucas era con me. Questa va avanti, va come gli pare. L'acquedotto, ma proprio lo pronuncia male lui. Finalmente ne sapremo di più, quindi non era tradotto male, proprio lui che pronuncia acquedotto. Spero, o vuol dire che hanno tradotto male entrambe le volte. Ok, andiamo. Saliamo sull'acquedotto. Hugo, si dice acquedotto, ok, si è scoperto... Oh, acquedotto. Acquedotto, ok. Ha scoperto che era Hugo a pronunciarlo male e non avevano tradotto male lui. Melly, dov'è tuo fratello? Non voglio parlarne. Oh, d'accordo. Roccia, ma non è che ho perso qualcosa di là? Aspetta un attimo, vediamo se qui c'è qualcosa. Non brilla niente, andiamo. Dobbiamo salire, Melly? Roccia e tiriamo giù le scale. Dai. Well spotted. Andiamo. Come on, get up there. Forza, vieni qua su. Ok. Andiamo. What? Cosa? Tutto qui, non c'è nulla. Ma siamo chiusi. Cioè, noi stiamo seguendo te, Lucas, non dirmi che abbiamo fatto tutto questo per niente. No, Laurentius sapeva il fatto suo. È un trucchetto d'alchimista. L'oro deriva dal piombo. Sì, cioè? La porta si rivelerà solo a chi ha la chiave. Qualcosa del genere. Preferisco usa gli occhi prima di usare la bocca. Ah, ecco, la prova del passaggio. Chi va per primo? Noi. Amicia? Andiamo, siamo arrivati fin qui. Qui non c'è niente da prendere, ok. Abbiamo trovato l'acquedotto. Entra nell'acquedotto, siamo entrati. Ah no, non siamo ancora entrati. Dove siamo? Oh wow. Oh wow. Allora, sicuramente lì
È il mare quello? No, è solo una pozza d'acqua sotterranea, infatti non... Ehi, c'è un pontile? In passato la gente utilizzava questo porto e siamo sulla buona strada. Non ne ho mai sentito parlare. E lo chateau dov'è? Attraversiamo il lago, ok. Beh, se vuoi saperlo dovremo prima attraversarlo. Ho visto brillare qui. Perfetto, roccia. Allora, facciamo scendere il ponte. Ben fatto, abbiamo fatto solo un po' di rumore, quindi potremmo aver attirato i topi. Per fortuna per il momento non si vedono topi. Dovremmo andare qui, ma ho visto brillare qualcosa qui dietro. Eccolo. Credo nient'altro. Tu potresti pure non seguirmi, Lucas, ogni tanto. Ah no, era Meli. Un traghetto a fune. Un'imbarcazione azionata da una fune tirata manualmente. C'è una manovella. Quindi dobbiamo... Vabbè. Vai. Ah, ok. Qualcuno... Meli, mi serve il tuo aiuto. Lucas, Lucas, vieni ad aiutare invece di dormire. L'acqua è verde, questo è perché ci sono un sacco di cose che ci vivono dentro. Devono avere molto freddo. Una volta padre mi ha portato al lago a Turbos e sono scivolato e sono caduta nell'acqua. Faceva così freddo che mi misi a piangere. Ah, avrei pianto anch'io. La barca vi aspetta. Devo salire? Se proprio ci tieni, dai. Sì, Hugo, sali. Spero che sappiano nuotare. Voi non venite? Tenetevi forte e via. Wow. Non vedo neanche un pesce. Oh, è per via del mostro. Cosa, un mostro? Certo, i laghi sotterranei sono magici. Nelle loro profondità si nascondono giganteschi mostri antichi. E stai attento perché hanno sempre fame. Secondo me hanno la forma di topi. Non è vero, se ci fossero dei mostri vedremmo delle grosse bolle. Ah, mi hai scoperta. Mamma diceva che i mostri sono solo quelle cose che... Solo quelle cose a cui non abbiamo mai dato un nome, lo diceva anche a me. Però mi piacerebbe vedere un mostro. No, no, che ti piacerebbe? Non li chiamare, ci mancano solo i mostri, mo. Bene, sbarchiamo qui. Oh, è stato troppo corto. Lo so, ma è il turno di qualcun altro adesso. Dai, vi rimando la barca. Non ci sono mostri qui, forse solo una balena. Una balena è grande, sai? Sì, ma una piccola? Perché no? Una balena timida che non vuole farsi vedere. Vabbè. È timida perché è piccola, ma sono sicuro sia molto bella. Va bene. Non frega niente della balena. Dai, salite sulla barca. A voi, arriviamo. Va bene, potete lasciare andare. Lascia. Sì, tutto a posto, è solo che non mi piace tanto l'acqua. Meli, ascolta, mi spiace di averti mentito. Pensavo che Amicia e Hugo fossero in pericolo di vita e... Ero spaventato. Non lascia stare. È acqua passata ormai. Però avrò la precedenza su tutto ciò che trovo di interessante al castello. D'accordo? Affare fatto. Va bene, dai, andiamo. Di cosa stavate parlando? Cose da grandi, dai, proseguiamo. Ok. Trova il castello adesso, quindi l'acquedotto l'abbiamo trovato. Non correre che devo rubare la roba. Che ci sta qua? Roccia. Ho visto pure qualcosa dall'altro lato. Sal nitro. E basta, ok. Apriamo la porta. Apro io? No, non apro io. Chiusa. Non a lungo, lasciatemi un po' di spazio, vai. È aperto, ok. Ecco, lì già vedo una cosa che si può accendere col fuoco. Questo significa che ci sono topi. Ecco qua, ovvio, non mi erano mancati per nulla. Ma cos'è questo posto? No, non può essere... Devo vedere da vicino. Che devi vedere da vicino? Aspetta che salgo pure io. Cosa, Lucas?
Lucas, cosa? È semplice. Il braciere spinge i ratti verso la fossa dove rimangono intrappolati. Potrebbe essere utile. Chi l'ha costruito? Non lo so, ma non mi sembra sia recente. Vieni, Lucas, diamo un'occhiata. Intanto io prendo tutto quello che trovo. Bene, Melly. Chi l'ha costruito? Dei cavalieri, forse? Non penso che i cavalieri sapessero come usare pietre e malta. Ma gli artigiani sì, e ce n'erano tanti. Ma i ratti ci sono solo da poco. Ok, questo che cos'è? Sì, ma io perché dovrei portare questo? Vabbè, intanto portiamo. Ah, tanto i ratti comunque non possono tornare indietro. Quindi li butto tutti nella fossa. Forza, nella fossa. Perfetto, dobbiamo arrivare dall'altro lato. Ok, possiamo andare. C'era qualcosa da prendere prima? No. Ok. Andiamo dall'altro lato. Ma Yugo? Vabbè, vuole restare lì. Sali su, ti aiuto io, va bene, dai. Qui. Qui c'è un po' di roba. Salnitro ce l'ho al massimo. Non posso prenderne di più. Di qua che c'è? Abbassiamo. Vai, vai, butta giù il ponte. Ok, abbassate il ponte elevatoio. D'accordo, guardo la porta. Aspetta che c'è altra roba qua. Niente, roccia. Alcol. Forza, attraversate. Sto arrivando, un attimo. Ah, non diceva a me. Ok, accendiamo anche questo. Quindi ignifer. E accendiamo lì. Sono davvero tanti questi maledetti ratti, eh sì. Andiamo a buttare anche questi nella fossa. Dai, dai, dai. Ok, siamo liberati pure di questi. Non c'è che dire, davvero un sistema efficace. Perfetto, andiamo. Comunque gli arriva la luce nella fossa e comunque stanno lì tranquilli. Ok, scendiamo. Vado io per prima, sì. Dai, Yugo, vieni. Andiamo. State a fare le statue là davanti. Andiamo. Un'altra porta, magari è quella giusta. Speriamo. Spero soltanto che non ci siano altri ratti qui dietro. Andiamo a scoprirlo. Vai. Melly, ho bisogno di una mano qui. Arrivo e dai, stanno iniziando a stancarmi questa parte. Sì, ma poteva chiedere a Lucas. Magari sarà più forte. Guardate, l'abbiamo trovato, il castello. Wow, esiste davvero. Sì, ma è mezzo rotto. Chateau d'Ombrage è incredibile. Per un attimo ho avuto dei dubbi, ma questo è il tipo di leggenda alchimista che mi piace. Andiamo a vedere più da vicino. Ok. Il castello l'abbiamo trovato, quindi ora, in prossima missione, raggiungi il castello. Aspetta, perché qui... A Lucas vuole andare di là, ma aspetta un attimo perché voglio vedere se qui c'è qualcosa che posso prendere. Posso scassinare la porta? Ci pensi tu, Melly? D'accordo, dai. Fatto. E quello è il rimedio miracoloso di cui parla. Aceto dei quattro ladroni, non ha un buon odore. Non so che cosa sia. Ah, premi per maggiori informazioni. Esiste una nota leggenda di quattro ladri che trovarono un modo per razziare le case contaminate senza venire a contatto con il male. Quando vennero finalmente fermati, gli fu promesso che non sarebbero stati condannati a rogo se avessero rivelato il loro segreto. Accettarono fornendo i dettagli della misteriosa ricetta e vennero impeccati immediatamente. L'efficacia di questo miscuglio rimane altamente discutibile. Ok. Quindi abbiamo trovato sto coso, ma inutile.
Qui non c'è nient'altro. Andiamo da Lucas che ci sta aspettando. Lucas. Ratti, non capisco, non capisco come. Oh, hai visto? Il fulmine, hanno paura dei fulmini. Proviamo. Stai scherzando? Allora, quando scatta il fulmine, cioè quando c'è il fulmine, partiamo di corsa. Vai. Ora correte, già ero partito, è una follia. Mai più. Un edificio incredibile, ci abitava della gente. Siamo molto in alto, non ti preoccupare. No, ma Lucas, ma mi ha spinto indietro. Vabbè. L'unico problema è che lì giù non ci arriveremo mai. Quindi usiamo l'ignifer per accendere lì. E corriamo. Ecco il momento, andiamo, andiamo. Perfetto. No, ho sbagliato. No. Sempre per colpa di Lucas che si era piazzato davanti e non mi ha fatto tornare indietro in tempo. Ok, comunque. No, questa è la pietra. Ignifer. E corriamo. Andiamo, andiamo. Vai, vai, vai. Perfetto, eccoci. Andiamo lì. Ah, però. Ok, andiamo. Perfetto. E scavalchiamo. State tutti bene? Ce l'abbiamo fatta? Davvero? Non lo so. Siamo arrivati, guardate. Ok, scendiamo. Dovremmo essere Chateau d'Ombrage. È perfino più grande da qui. Sì, ma è... entriamo, dai. Non so se l'hanno notato che è completamente distrutto. Gli è sfuggito questo piccolo dettaglio, forse. Vado io per primo, giustamente. Ma che wow. Incredibile. Ma cosa? Quella torre laggiù ci sono gli alloggi. Andiamo. Deve essere vecchia di molti secoli. Sembra asciutto, qui, ma c'è piena di ratti sul fondo. È un'altra trappola. Infatti deve esserci un altro modo per oltrepassarla. Sì, direi sicuramente che non possiamo saltare giù. Qui. Andiamo. Vai, Melly. Capitolo precedente era corto, in compenso questo sta durando più degli altri. C'era qualcosa di vivo là dentro. Dove? Qui dentro. Ah, dentro alla serratura. Levati. Andiamo. Sembra che abbiano deciso di incontrarsi tutti qui. Oh, tutto pieno. Guardate, un braciere, vediamo se riesco ad accenderlo. Bene, possiamo far spostare i ratti. Lucas, Hugo, state al riparo, apriremo un passaggio per la torre. Ma non dovremmo mandarli qui, i ratti? Così li mando verso la scala. Andiamo, l'assedio di Chateau d'Ombrage. Cioè, non è intelligente questa cosa, li dovremmo mandare dall'altra parte. Ah no, così vanno al passaggio laggiù. Non ha senso, però va bene. Cioè, secondo me era meglio portare questo di qua, poi accenderlo. Però vabbè. Ok, fino a qua abbiamo liberato. C'è qualcosa che possiamo prendere? Dovremmo riuscire a raggiungere la sezione. Ah, intanto vai tu per primi, i ratti sono la tua specialità. Aspetta un attimo, perché qui c'erano due cose che non posso. Alcol e roccia. Vediamo, posso fare un ignifer, che mi servono le rocce. E facciamo pure un luminosa. Devorantis al momento non ci serve, però così almeno possiamo prendere anche questi. E andiamo. Ma vai tu per primo e sono già scesi. Ah no, ecco. Scendiamo. Allora, forse devo lanciare un luminosa, credo.
Perché qui sicuramente non credo che dovremo scendere nella fossa. Quindi direi che si può escludere il fatto che dobbiamo andare nella fossa. Però lì vedo... Vediamo se con un Ignifer riusciamo a fare qualcosa. No, abbiamo acceso lì. Ma... ah, però ce n'è... ehi, ci sono dei ramoscelli dietro di te. Sì, sì, mo li prendo, aspetta. Però ho visto anche lì. Accendiamo anche questo. Non so per quale motivo. È vero, i ramoscelli non li avevo visti. Ok, prendiamoli. E andiamo. Levatevi. Continua, sono con te. Perché non posso... ah, non posso salire con questo. Giustamente, posiamolo e saliamo. Avrò bisogno di Meli per spingerlo. Aveva detto che era dietro di me, spero che fosse vero. Che devo fare? Ehi, guarda un po' qua. Oh. Ah, posso spostare questo. Vediamo se li riusciamo a buttare tutti nella fossa. Perfetto. Beh, direi che ora è chiaro lo scopo della fossa. Riempirla di topi. Meli, puoi raggiungermi? Arrivo, non vedo l'ora di salire lassù. Guardali come uno sciame di nobili della corte del re. Sì, ma è il nostro castello. Dai, buttiamo giù questo. Intanto non ho capito Lucas e Hugo che fine hanno fatto, però. Allora, quello non ci possiamo arrivare ora. Però posso prendere questo. E buttiamo, ovviamente sono dal lato sbagliato. Dovrò scendere per vedere cosa c'è laggiù. Sì, sì, ora scendiamo, buttiamo gli topi. Vediamo, torniamo indietro. Allora, questi... questo gruppetto di topi lo riusciamo a buttare nella fossa, perfetto. Lasciamo questo qui, così possiamo scendere. In realtà no, perché... vediamo dove possiamo arrivare. Vediamo se... qui non ci facciamo niente, però se esce qualche topo lo possiamo mandare nella fossa, ma... no, va bene, dai, non serve a niente. Sti pochi topi, però uno... uno lo butto nella fossa. Ok. Ritorniamo qui e lasciamolo... ah, non si può lasciare... ok. Scendiamo allora. Vediamo cosa c'è. La mia vita è nelle tue mani ora. Ordinaria amministrazione, Milady. Quando sei pronta? E dai. Vai. Ci pensi tu? Sì. Andiamo. Wow, forse ha bisogno di un po' d'olio. Preferisci stare qui giù? No, grazie, mi sto giusto riscaldando. Ok. Sono alla fine, cosa vedi? Altri bracieri, posso salire. Non ho capito cosa, va bene. Accendiamo questo. Ce la faremo, Hugo sarà al sicuro. Saremo tutti al sicuro, ok. Qui non posso fare niente. Però lì c'è un altro braciere. Ci posso andare lì, sì. Per fare cosa, però? Non posso fare niente qui. Ah, sì, invece, saliamo. Vai. E saliamo ancora. Perfetto, prendiamo tutto. Meli, sto sgomberando l'area, stanno venendo verso di te.
D'accordo, ma ce ne sono troppi, non riusciremo mai ad aprire un passaggio così. Beh, allora dovremo sgomberare tutto il cortile. E allora iniziamo, tanto sono già fradicia. Benissimo, andiamo. E spingi tutti i ratti nella fossa, dai, ci stiamo riuscendo. Ok, siamo arrivati qui. C'era qualcos'altro da prendere? Mi sembra di no. Che... boh. Ecco qua, nella fossa. Perfetto, adesso... perfetto. Bene, questo è fatto. Adesso l'ultimo settore. Allora, intanto da dove devo scendere? Qui comunque vedo dei ratti ancora. Ci sono ancora dei ratti laggiù. Avrò bisogno del braciere. Infatti lo devo riportare indietro. Ok. Sì, effettivamente. Ancora una volta. Ce l'avete fatta? Sì, come stai, Hugo? Sto bene, ma sentiranno che urlate. Chi? Non preoccuparti, la tempesta copre le nostre voci. Presto tutti potremo vedere la torre. Sì, buona fortuna. Ok, andiamo, 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 andiamo. Ah, quel braciere lì, devo fargli fare il giro dall'altro lato, ok. Ma lo spingiamo a mano questo braciere? Guarda quanti ce ne stanno. Ok, scendiamo. Così va meglio. No, non lo posso spingere, che devo fare? Quando vuoi. Ok, aspetta che salgo, ti aiuto io a salire. Arrivo, dai. Il ponte sarà meglio abbassarlo. Ok, abbassiamo il ponte. E così Amicia l'Amazzone e Melly la Furtiva conquistarono lo Chateau d'Ombrage. Ah, hai letto troppi libri, ok. Ah, lo fai tu? Dai, dobbiamo ancora sgomberare l'area in basso. Avremo bisogno del braciere della fortificazione. Devo scendere? Ti coprirò con questo. D'accordo, ora scendo. Ok. Cos'è? Oh. Nulla, è solo una vecchia leva del cavolo. Ok, corriamo. Trovi sempre la parola giusta. Andrà tutto bene, il tuo castello. Hai un legame. Dai, dai, dai. Il nostro castello. Immagina, potremmo vivere qui tutti insieme. Allora, roccia. Non mi fa prendere nient'altro, quindi Innifer. Non so, Amicia l'Amazzone, raccontami una storia. Ah, ok, intanto lì. Vai con Innifer. E andiamo a prendere questo. Poi dovremo andare lì. Ma aspetta un attimo, perché voglio accendere prima quello. Ok, prendiamo e andiamo, dai. Levatevi, 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 levatevi. Ok, dai, manca poco. Allora, qui non c'è niente da prendere. Qui sì. Roccia ce l'abbiamo. Creiamo un Innifer e prendiamo la roccia. Qui giù non c'è niente. Il braciere è acceso e partiamo. Comunque, continuando a buttare topi nella fossa, secondo me la fossa si riempie e i topi possono riuscire tranquillamente. Ok, siamo arrivati qui. A questa porta. Ecco che è arrivato il caos di qua. Dov'era la porta? Arrivo? No, niente. Volevo andarmene da solo. Bene, ancora una volta. È così che si conquista un castello. È così che ci si ammala. No, non nella mia versione della storia.
Aspetta, fammi vedere. Può servire questo? Secondo me no, però. Accendiamo. Dove devo andare, tra l'altro? Qui. Ah, ok. Questo tenetevelo e saliamo. Ok, dai, che ce l'abbiamo fatta. Dai, dai, siamo quasi arrivati. Sì, infatti mancano solo questi e con queste nobili parole si apprestavano a riconquistare ciò che gli apparteneva di diritto. Una casa. Smettila. Subia, sono sicura che ci hanno scantinato per te qui da qualche parte. Amicia, non è così semplice, non mi conosci. Va bene, ho capito. Dai, dai, che ce l'abbiamo fatta. Ma dall'altra parte c'è un topo che va da solo avanti e indietro, non sa dove deve andare. Ok, siamo arrivati qui. Ora, 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 liberate i draghi. Ok, mandate via tutti gli ultimi topi. Ritiratevi di fronte ad Amicia l'Amazzone e Meli la Furia. Cosa? Meli la Furia? Te l'avevo detto che non mi conoscevi. Ok. Abbiamo fatto la fossa dei topi. Ci siamo riusciti, li abbiamo respinti. Diamogli fuoco. Il castello ci ha salvato la vita. Già, Laurentius aveva ragione. Per festeggiare la nostra vittoria, che ne dite se troviamo riparo dalla pioggia? Giusto, andiamo alla torre. Io avrei buttato... com'era? Luminosa? Nella fossa. Sì, avvicinatevi al fuoco e scaldatevi. È enorme. Avremo tempo per visitarla domani. Per ora sarà la nostra casa. Credo che sia finito il capitolo. Finito il capitolo. Il cammino davanti a noi. Capitolo 8, casa nostra. Allora, sì, questo capitolo è stato più lungo, credo, degli altri. Non ho calcolato bene i tempi. Però, sì, il sesto capitolo era abbastanza corto. Con questo hanno recuperato. Come sempre, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del video, del gioco in generale. Qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento, scrivetemelo. Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo.